Marchetti. Via Vianney, occhio alla velocità proverbiale, buono anche il tocco verso Galloppa, si muove Bocino, palla dentro per lui, anche Bocino, destro! Che brivido, subito Parma, fuori di nulla. Palla dentro per Totti, posizione regolare, Totti! 1-0 Roma, il capitano, Totti, 4-25. Prova a dare verticalmente per la corsa di Via Vianney. Juan sembra in vantaggio, è così, però sbaglia completamente la battuta. Allora Via Vianney, attenzione, dentro c'è Bocinov. Via Vianney nell'uno contro uno, palla sul sinistro, Via Vianney, Via Vianney, conclusione, la risposta di Giulio Sergio. Valiani ha ricevuto il pallone da Galloppa, ancora Valiani, Valiani si accentra, Valiani, occhio a Valiani, sinistro, la risposta, un po' fatica di Giulio Sergio. Valiani, quattro giocatori del Parma a saltare, il cross sul secondo palo, Antonelli, e pallone sull'esterno della rete, ma ancora una volta con gli esterni pericoloso il Parma. Palla dentro a cercare Via Vianney, colpo di testa che finisce alto. Curtisso allo stacco di testa, Taddei rischia qualcosa, palla buona per Galloppa, tocco dentro Crespo, che occasione, c'era fuori gioco e non c'era fuori gioco. No, posizione regolare perché c'era la gamba destra di Burdisso indivaricata che teneva secondo me in gioco Crespo. Della Fiore rischia e concede il pallone a Totti, deve stare attento al fuori gioco Toni, aspetta il momento per servirlo Totti, destro sul palo Totti. Classico movimento, fronte alla porta del capitano della Roma, fermato da Galloppa, grande scelta di tempo. Cerca Crespo, attenzione, posizione regolare, Crespo, Crespo! Pallone alto, grande occasione per il Parma. Palla buona per Toni, c'è anche spazio per servire Totti, eccolo qui. Ancora Totti, palla dentro a cercare Taddei! 2-0 Roma, Taddei! Juan, insiste il Parma con Via Vianney, il cross morbido dentro per Lanzafame, la deviazione, 2-1, 2-1, si riapre la partita con Lanzafame. Totti, e ancora l'intervento su di lui da parte di Jimenez, attenzione, attenzione, arriva il giallo. Ed è il giallo numero 2, finisce qui la sua partita. Toni ha la possibilità almeno di guadagnare secondi, difende il possesso del pallone, va via Lucarelli, ci sarebbe anche Perrotta dentro, dall'altra parte Giulio Battista, la risposta di Mirante. Questo è il primo verdetto della 36ª giornata, mancano tre alla fine.